D'accordo? D'accordo. Due campioni del mondo, non sappiamo su cosa, ma sono d'accordo. Il Napoli e Maradona lasciano a San Siro un altro pezzo di scudetto con il fuoriclasse argentino ancora in difetto di preparazione. Matheus è stato anche oggi tra i migliori in campo e lo si è visto sin dai primi minuti. Galli è un po' sorpreso. Grande prestazione anche di Berti, sempre in movimento da un'area all'altra. Superiorità dell'Inter nel primo tempo e pochi palloni giocabili per Careca. Nerazzurri vicini al gol alla mezz'ora, azione bianchi Berti e tiro finale di Matheus. Giocare di fino su questo campo è un'impresa folle, ma il Napoli ci prova, raso terra di Alemão. Ripresa, subito il Napoli in evidenza, scivola Paganin e incocciati da un buon pallone a Maradona, pericolo per Zenga. Appena due minuti dopo va via Careca, ma Zenga gli chiude l'angolo di tiro. Inter in vantaggio al settimo, punizione di Matheus e palla in rete. Nella ripetizione si può notare un velo di Klinsmann e la traiettoria molto angolata. Passa un solo minuto e il Napoli pareggia. Careca si trova davanti un pallone invitante e lo mette dentro, 1-1, con altre riprese dell'episodio. Tra queste si può osservare anche Zenga, che rimprovera duramente un compagno. Per l'Inter il gol vincente matura attraverso un palo colpito da Mandorlini dopo un'uscita avventurosa di Galli. Il gol partita è una sfortunata autorete di Baroni, il suo colpo di testa mette fuori causa Galli, 2-1 al ventesimo. L'Inter potrebbe chiudere la partita poco oltre, ma Berti non riesce a piazzare il tiro. In chiusura Galli deve ancora intervenire su un centro di Klinsmann. Dopo questa sconfitta il morale del Napoli è a terra come l'erba di San Siro. Dagli spogliatoi il primo commento è di Bigon. Ho visto in campo oggi due grosse squadre che nonostante il terreno hanno offerto al pubblico uno spettacolo validissimo. Purtroppo ancora una volta siamo usciti sconfitti da un confronto che ha visto il Napoli pur abberciato, pur in gravi difficoltà di uomini, per mancanza di uomini, giocare alla pari con un Inter veramente in grande spolvero.